e Stephen Drew sembra parecchio acciaccato, insomma, da recente combattimento contro ben 5 superstars, per Nemor non poteva pescare un'occasione migliore per usufruire di questa grande chance. Stephen Drew lì sembra parecchio stanco, Nemor vuole incassare, questo è certo. Ed ecco l'annuncio, match valevole per il titolo WWF dopo questa Elimination Chamber che ha vinto Stephen Drew, ma subito titolo di nuovo in palio perché Nemor vuole incassare il Money in the Bank briefcase, la valigetta insomma del Money in the Bank, presentazione in stile giapponese. Nemor freme, Stephen Drew però da gran guerriero qual è, mostra il titolo massimo della federazione che ha conquistato dopo una durissima battaglia. Nemor lo guarda, siamo tutti pronti, qui si scrive la storia ragazzi, si sta scrivendo la storia. Si può partire immediatamente, sta tenendo l'assalto per Nemor, adesso è più fresco, si è ripreso d'altronde dopo 20 minuti, insomma si è ripreso la Mission Chamber anche se lui è arrivato fino all'ultimo, Spinebuster immediatamente, ricordiamo che un match non penso ci sia la squalifica. Stephen Drew subito se la vuole giocare, se la vuole giocare, ma segno con la Senton. Sì, ma diciamo che Nemor ha il vantaggio comunque di non aver lottato nell'ultimo match, ha lottato vero prima, però non era di certo questa come questa di Elimination Chamber. Attenzione, Stephen Drew ancora, di nuovo scambetto, forward Russian Flip. Allora qui Stephen Drew sbaglia tutto, i due si sono affrontati a Breakdown del 2019, se non erro, il 2020, sì, scusate, quando riuscì a trionfare Nemor, che era dalla parte, mi sembra, di Mark Pranzo, non vorrei sbagliare, di Cecco, non mi ricordo adesso. Sta di fatto e qui Stephen Drew se la sta giocando comunque sia. E Nemor ancora più fresco, vecchio acqua. Niente da fare, Ronin Elbow a vuoto. Attenzione, trocchica la schiena. Stephen Drew esce fuori, attenzione però qui Nemor che lo va a prendere, qui Stephen Drew si è dimostrato molto lento, d'altronde ha lottato poco fa, lo ricordiamo, certo non è facile, i fan apprezzano comunque questo incasso in questo preciso istante qui al Target Center. Attenzione, oh oh oh, la sedia, incredibile, Stephen Drew la sedia. E cosa va a prendere anche? Cosa va a prendere? Oh, la cintura! Ha preso anche la cintura! Vediamo come lo vede! È incredibile! Lo devasta! Lo devasta! Ancora! Running Bulldog! Quasi vicino alla sedia! Attenzione! E lo schienamento però vale soltanto all'interno del ring! Qui attenzione però! I due combattono all'esterno! Braccio teso! Mamma mia ragazzi, quante legnate! In quello che è un post main event, ma è sempre un vero e proprio main event. Qui Stephen Drew cosa vuol fare? No, Stephen Drew cosa vuoi fare? Stephen Drew, oh mio Dio, se la gioca da lì, Stephen Drew, servo smash, che mossa direttamente sul corpo inerme di Nemor attraverso il tavolo dei commentatori. Sì, ma ora deve riportarlo sul ring. Lo deve fare, è molto lento, è molto lento Stephen Drew, che ora va da paletto, ci sta mettendo troppo, però Nemor lo anticipa, incredibile qua per errore di Stephen Drew, troppo lento, cioè non doveva andare da paletto, doveva schienarlo con la Flambo Smash. Erroraccio qui davvero di Stephen Drew, qua Nemor ne approfitta. Attenzione, ancora Neck Breaker stavolta, è il momento di Stephen Drew di voler chiudere, ma attenzione, Nemor già a piedi per Stephen Drew, va a vuoto completamente, un comeback incredibile del Nemor, davvero incredibile. Stephen Drew qui da te a reagire, takedown. Attenzione per Nemor a prendere Stephen Drew, è il momento di chiudere, Nemor lo sa, lo lancia all'angolo, ahia, brutta posizione qui per Stephen Drew. Attenzione, serve di zappare all'angolo per Nemor,
può approfittare di questa situazione. Qui Arnemo davvero può approfittarne. Attenzione, Stefendru è preso in consegna ancora Ernevorro, no, alle spalle, niente da fare. Stefendru bloccato come un tiranno. Ernevor tenta di trascinarlo ancora. Ernevor, serie di pugni a Stefendru, roll and smash. Mamma mia ragazzi, che casino questo Main Event. Takedown, tenta di rialzarlo Ernevor, è bravissimo. Attenzione, spalpello di Stefendru. Ma non soltanto uno, soltanto uno. Bulldog allora, questo è Andrew, che ora vuole chiudere. Vuole chiudere il tutto, non ci credo. Qua deve soltanto schienarlo Ernevor, lo deve soltanto schienare. Attenzione, ancora, ancora snapper, chinlock. Si rischia Stefendru davvero di capitolare in questo modo, ma resiste stoicamente. Bravo, bravo Stefendru, bravo Stefendru. Attenzione, lancia il suo avversario all'angolo, se la gioca dall'altura, dall'altura, non so se è una buona idea. Infatti Ernevor qui è tutto il tempo per riprendersi, per scacciarlo. Ernevor qui, no, dritta agli occhi, ma non pega di Stefendru ancora. Uno, due, niente da fare, braccio di salvare di Stefendru, che deve ricorrere all'artiglieria pesante. Attenzione, c'è la cintura, che ce l'ha, attenzione, Stefendru lascerà gli occhi, no, Ernevor, blocca anche questo. Ma non blocca questo, non blocca questo. Di nuovo. Incredibile! Stavolta l'ha preso. Addirittura gli scaglia la cintura. Uno, due, no! Come ha fatto qui? Comitata! Attenzione! Attenzione! Side effect su Ernevor! Ma non lo chiude! Riuscirà a fare qui Ernevor una spiera al volo, ma un kick out di Stefendru allucinante. Cardbuster qua, e qua l'ha chiuso, qua ragazzi l'ha chiuso, qua veramente è finita per Stefendru. Uno, due, no, soltanto uno stavolta. Attenzione Stefendru, forse è pronto per il leg drop, e va completamente a volo anche stavolta, Ernevor qui lo schiaccia. Ragazzi, è finita qua per Stefendru. Qua per Stefendru è veramente finita. No, cerca di liberarsi in qualche modo. American Destroyer arrivo. Perdiamolo qui. Avviene tutto. E vuole andare con un'altra Spear. Spear. Ernevor. Abbiamo un nuovo campione. WWF. Il regno di Stefendru termina in questo modo. Ma no. Ernevor non lo chiude. Ma perché? Anche Ernevor e il raggio se lo scroglio osso. E poi no, ancora. Qui l'ha messo KO, qui davvero lo mette KO alla sua maniera. Dica io ne arrivo. Ernevor domina il WWF. Mamma mia ragazzi, è finita per Stefendru. 1, 2 e 3. Ernevor diventa il nostro nuovo campione del mondo WWF. Mamma mia ragazzi, però Stefendru ha venduto carissima la pelle. È stato un match, anche questo un post match possiamo definirlo, ma epico, davvero epico. Insomma, alla fine la TKO ha fatto la differenza, ma Ernevor ha dimostrato comunque di essere un grande campione. Anche l'altra chamber è arrivato vicinissimo a vincere anche il titolo TWF.
quindi ha incassato sfruttando la la debolezza insomma di Stefendro, che ha lottato in maniera eccellente in entrambe le circostanze. Ernemor è il nostro nuovo campione da WWF. Con queste immagini la Target Center di Minneapolis in Minnesota è davvero tutto, e da Manuele Filoni anche. L'appuntamento è a Civilization, alla prossima!